Il Pescara cade ancora, anche in terra campana, facendo conquistare i primi 3 meritati punti alla squadra di Braglia e toccando quota 10 nel pallottoliere dei gol subiti nelle ultime 3 trasferte. Probabilmente il Pescara più brutto della stagione. I padroni di casa scendono in campo con lo spirito giusto. A sorpresa, mister Braglia cambia 8 undicesimi della squadra titolare, scelta che alla fine dei conti risulterà vincente. Sin dal primo minuto sono gli stabiesi ad impostare il gioco, anche se è il Pescara che scalda i motori con una conclusione dei 30 metri di Insigne, alla quale rispondono le Vespe con un tiro filtrante sul quale Anané arriva con la punta delle dita. E al 26esimo il Pescara passa in vantaggio su calcio di punizione di Togni, un gol che alimenta la speranza di sfatare il tabù della trasferta. I biancazzurri sfiorano il raddoppio pochi minuti dopo, ma il numero 1 della Juve Stabia si tuffa e mette in angolo. I padroni di casa ristabiliscono la parità con Danile Vicius al 38esimo minuto. Il lituano si conferma così bestia nera per il Delfino, al quale aveva fatto male anche lo scorso anno in occasione di Pescara-Livorno. Il primo tempo si chiude così con un Pescara in difficoltà e con i padroni di casa consapevoli di poter osare, e al quarto minuto della ripresa scatta il raddoppio di marca gialloblu grazie a Scozzarella che approfitta di un pallone vagante al limite dell'area biancazzurra. Ora tocca al Pescara dover rincorrere, il pareggio arriva dopo 22 minuti. Fallo di Balzanzeddu in area, l'arbitro decreta il calcio di rigore. Sul dischetto Ciro Immobile che colleziona il suo quinto gol. La Juve Stabia però non molla e fiuta la vittoria. Vespe letali sul finire di gara, deciso con un calcio dagli 11 metri. Bocchetti commette fallo da ultimo uomo e si fa espellere. Dal dischetto Erpen dà il colpo di grazia ai biancazzurri e libera la gioia del Romeo Menti. Vittoria meritata per i campani che conquistano i primi 3 punti della stagione. Brutta sconfitta per il Pescara che si troverà ad affrontare in casa l'Albino Lecce in piena emergenza difesa.